con noi l'anno scorso e è finito su questo palco. L'abbiamo lasciata qui, che raccontava della situazione del suo paese. Maria Macawasha, per chi non la conosce, ma credo siano in pochissimi a conoscerla, intanto fatele un applauso strepitoso perché è arrivata. E vi assicuro che non è stato facile, per niente, tant'è che doveva essere sul palco del TEDx, poi abbiamo avuto un po' di problemi logistici e quindi è arrivata soltanto ieri sera. Mariam l'anno scorso ha fatto una talk che ci ha aperto occhi, cuore, cervello, ci ha fatto sintonizzare tutto sul senso della parola coraggio. È una donna forte, è una donna autentica, è una che non ha mai perso il sorriso. Io non voglio proprio aggiungere assolutamente nulla, perché lascio che Mariam racconti assolutamente tutto quello che è accaduto dal giorno in cui noi ci siamo lasciati. Vi dico soltanto che ci siamo messe d'accordo per farla arrivare qui attraverso WhatsApp, quindi è stata una cosa molto, molto semplice, benedetta la rete in questi casi, e noi siamo felicissimi perché ormai siamo diventati amici e ci siamo preoccupati per lei quando l'hanno arrestata in Bahrain, ci siamo agitati, abbiamo cercato in qualche modo di far parte di quella comunità che l'ha sostenuta. Quindi per noi, credetemi, veramente in questo momento l'unica parola che mi viene da pensare è che siamo felici. Quindi lascio la parola direttamente a Mariam e da dove ci siamo lasciati. Raccontacelo. Thank you. Let me first start by saying how happy I am to be here. I was lucky enough to be here last year and getting to meet Gabriella and others here, who I've now become friends with. And when I first heard from Gabriella about coming to Lecce, of course, the first thought in my head was, yes, I would like to come. And not just because the weather here is much better than Copenhagen. Prima di tutto voglio ringraziare Gabriella e tutte le persone del TED per avermi invitato. Sono molto felice di essere qui e la prima cosa che ho pensato quando sono stata invitata è che ero molto contenta di venire a Lecce, non solo perché il tempo è più bello che a Copenaghen. But also because coming here and being able to speak about what's going on, I think is very, very important. And you know, I asked Gabriella, what is the theme for TEDx this year? Last year was pretty easy. It's always easy to give very inspirational speeches about courage because there's so much of it today and so much that I've witnessed that would define the word courage. So it was easier for me to think of what to say. E quando ho chiesto a Gabriella qual era l'argomento del TED di quest'anno, ho pensato all'argomento dell'anno scorso che era il coraggio, e naturalmente per me è stato molto facile decidere cosa poter dire, perché so che cos'è il coraggio, ho molto da dire su questo. So when Gabriella told me that the theme this year is the future, it became a little more difficult for me to decide what I will be speaking about. E invece quando mi ha detto che il tema di quest'anno era il coraggio, è stato molto, scusatemi, il futuro, ho pensato che sarebbe stato molto più difficile per me pensare cosa avrei potuto dire. So I was sitting with a friend of mine, Estelle, in Copenhagen, and we were talking, brainstorming about what I could say. And I was thinking about how just a month and a half ago, approximately, I was sitting in a prison cell myself. Ed ero a Copenaghen con un amico e facevamo del brainstorming, pensavamo a cosa avrei potuto dire, e la prima cosa a cui ho pensato è che solo un mese fa ero seduta in una cella in Bahrain. And now that I've come out of prison and I've been able to travel, my sister, who's 8 months pregnant, is currently sitting in a prison cell. E adesso che sono uscita di prigione e sono libera di viaggiare, mia sorella, che è incinta di 8 mesi, si trova in carcere, seduta in prigione. And my colleague Nabil Rajab, who was traveling around Europe just a month and a half ago trying to get me released, is now in prison as well, and I'm traveling around trying to get him released. E il mio amico Nabil Rajab, che ha lottato solo fino a un mese e mezzo fa perché io venissi scarcerata, adesso è invece in prigione lui. So, thinking, I mean, whether I'm thinking about Bahrain or thinking about the future of the region, sometimes it becomes very, very difficult to stay optimistic, to stay hopeful.
E quando penso al futuro del mio paese, al futuro del Bahrain, per me adesso è molto difficile restare ottimista. Whether we're talking about the human rights defenders who are getting thrown in prison and silenced, Se pensiamo alla gente che lotta per la libertà, che viene gettata in prigione e viene zittita. and not just in Bahrain, but also in Egypt, for example, some of my colleagues today were sentenced to 3 years in prison by the Sisi regime. E non solo in Bahrain, anche in Egitto alcuni dei miei amici sono stati condannati a 3 anni di carcere. But also when we're talking about the political movement within the different countries in the region. E anche quando si parla dei movimenti politici nelle varie parti del paese. And of course, with the rise of ISIS and other armed groups and the fighting that's happening now and the killing and the torture and all of these, E the most anche long list. quando parliamo della crescita di ISIS e di tutti i gruppi che stanno cercando di bloccare la libertà in Bahrain. So when I think of the word future, usually the first reaction is it's very depressing. Looking at where we were in 2011 and where we are in 2014, I think it would be a lot easier for us to say, well, maybe it's time for us to really think about giving up. E quindi quando penso al futuro ormai non sono più così ottimista, se penso a dove eravamo nel 2011, delle volte mi viene da dire forse è il tempo di lasciar perdere. I mean, what's the point really, right? 2011 we had about 500 political prisoners in Bahrain. Today we have about 3,000. Perché nel 2011 avevamo 500 prigionieri politici e adesso ne abbiamo 3.000 in Bahrain. So that's why when Gabrielle told me that the theme is the future, I sat there and thought, okay, how do I give a speech without making everyone in the room feel like giving up is the best way to go right now? Quindi quando Gabriele mi ha detto che il tema era il futuro, ho pensato come posso dare, posso dare uno speech, come posso tenere un discorso senza che tutto il pubblico pensi alla fine, ok, è il tempo, è il momento di lasciar perdere, di mollare tutto. To give you just a little bit more detail, one of the things that I think also it makes us so pessimistic when it comes to the region and to Bahrain specifically, is the reaction by the countries who were supposed to uphold and support human rights and democracy. E quello che ci rende veramente pessimisti in Bahrain è la reazione dei gruppi che dovrebbero invece sostenere la rivolta. Instead, what we're seeing today is that those very same countries, because they did not get involved and did not support the revolution in Syria, today we have something that's so much worse. E proprio per i paesi che non hanno supportato la rivoluzione in Siria, per questo motivo la situazione adesso è ancora peggiore. And 3 years into the revolution in Bahrain, I'm still meeting with governments like the United Kingdom and the United States and trying to convince them that human rights is more important than oil and arms deals. E 3 anni dopo la rivoluzione io sono ancora qui che parlo con governi come l'Inghilterra cercando di convincerli che la libertà e la rivoluzione sono più importanti di questioni come il petrolio o l'economia. So the question is, what's the point really? What's the point of my father serving a life sentence in Bahrain? What's the point of human rights defenders day upon day getting arrested and thrown in prison? All these children who are paying high prices by losing their education and sometimes their lives. E quindi a che serve tutto questo? A che serve mio padre che sconta una sentenza, una condanna a vita in carcere, bambini che soffrono ogni giorno? Qual è il senso di tutto questo? It's very, very depressing, right? E lo so, è molto deprimente. But then I thought of something else. I thought that the reason we started what we started wasn't because we thought that everything was going to change in a span of 4 or 5 years. E poi ho pensato che il motivo per il quale abbiamo iniziato questa lotta non è stato perché pensavamo che tutto sarebbe potuto cambiare nel giro di 4-5 anni. Revolutions in places like Europe sometimes took up to 100 years until they reached democracy. Rivoluzioni in posti come l'Europa hanno avuto bisogno anche di 100 anni per riuscire. And a lot of times the process was very, very bloody. E molte delle volte il processo rivoluzionario è stato sanguinario. So why is it that we continue to do what we do? Allora, perché continuiamo a fare quello che stiamo facendo?
When I started working in the human rights field, my father said something to me that was very important. Quando ho iniziato a lavorare nell'ambito dei diritti umani, mio padre mi ha detto qualcosa di molto importante. And it was also the thing that has helped me get through the darkest, most depressing days in my work. È anche quello che mi ha spinto ad andare avanti anche nei momenti più duri e più deprimenti del mio lavoro. He told me, Miriam, if you want to be a human rights defender, then you cannot be a human rights defender because you're waiting for an outcome. E mi ha detto, se tu vuoi essere qualcuno che lotta per i diritti umani, non devi farlo perché ti aspetti un risultato. If you do what you do and you keep waiting for the results, you will get depressed, you will lose hope and you will give up. Se lo fai soltanto per il risultato, diventerai qualcuno che è solo depresso e che verrà spinto poi a mollare, ad abbandonare tutto. He said, we do what we do as human rights defenders because we believe in the essence and the principles of human rights, not the fact that we will actually change anything tomorrow. Noi lottiamo per i diritti umani perché crediamo nell'essenza di quello che facciamo, non perché pensiamo di dover necessariamente cambiare le cose. And so it's very important to focus on doing what we do because it's the right thing, not just because we're waiting for the results. E quindi dobbiamo concentrarci sul fatto che quello che facciamo è la cosa giusta da fare, non dobbiamo concentrarci sul risultato da ottenere. A few weeks ago, my sister Zainab, who's 8 months pregnant, went to court because she had a hearing. Alcune settimane fa mia sorella, che è incinta di 8 mesi, è andata in tribunale perché aveva un'udienza. Her hearing was because she was being charged with ripping a picture of the king. E l'accusa era quella di aver strappato in pubblico la foto del re. In other places in the world that's called free speech. In Bahrain you can get sentenced from 1 to 7 years in prison for doing it. E in altri paesi del mondo questo può essere considerato semplice libertà d'espressione, invece in Bahrain si può incorrere una sentenza da 3 a 7 anni di carcere. And so Zainab walked into the courtroom, stood in front of the judge and said, I am a free person. E mia sorella invece è andata in tribunale e si è alzata davanti al giudice e ha detto, and she said, I'm a free person. Sono una persona libera. And I was born to free parents. E sono nata da genitori liberi. And my son, even if he is born in your prisons, will also be a free person. E anche se mio figlio nascerà nelle vostre prigioni, sarà sempre una persona libera. And she said that she has not only the right, but the responsibility to stand up to oppression and oppressors. E ha detto e aggiunto che non aveva soltanto il diritto, ma anche il dovere di alzarsi e di opporsi agli oppressori. And then she took out a picture of the king, ripped it up, placed it in front of the judge and sat down. E poi ha preso la foto del re, l'ha strappata, l'ha appoggiata davanti al giudice e si è seduta. What Zainab did in that courtroom that day wasn't because there were cameras. There were no cameras in the courtroom. E quello che ha fatto Zainab, mia sorella, in quel tribunale non è stato qualcosa spinto soltanto dal fatto che c'erano delle telecamere, c'erano i media nel tribunale. It wasn't the point that she was trying to create a stunt for the public. Non stava cercando di creare un evento per il pubblico, qualcosa che colpisse il pubblico. What she was doing was a statement, was a message to the government themselves that they can try to silence people, but it will never work. Stava cercando soltanto di affermare che loro cercavano di azzittire la libertà, ma non ci sarebbero mai riusciti. That freedom is not theirs to give or to take away from people. Che non è compito loro, la libertà non è qualcosa che loro devono distribuire o togliere alle persone. And it reminded me of a story that I want to share with you very quickly. And it's a story actually by a Danish author called Hans Christian Andersen. E mi fa venire in mente una storia che voglio condividere con voi brevemente, una storia di un autore danese, Christian Andersen. I'll give you a very short Miriam Khawaja version of the story. Vi darò una versione molto molto breve della storia. Many of you might actually know it. It's called The Emperor's New Clothes. E forse molti di voi già la conosceranno. Si chiama I vestiti nuovi del re. So once upon a time, an emperor decided that he needed new clothes, so he brought some designers to design a new outfit for him. Un giorno il re decise che voleva degli abiti nuovi e chiamò degli stilisti, dei sarti per farseli disegnare.
And these designers came in and they created a new design for him, but it wasn't made of clothes. It was basically nothing. E questi stilisti arrivarono e disegnarono dei vestiti per lui, ma non erano fatti di nulla, erano fatti di niente. But they convinced him because the emperor had such a huge ego and they kept telling him how good it looked that he believed that he was actually wearing an outfit. Ma loro lo convinsero che questi vestiti gli stavano talmente bene e l'ego del re era talmente grande che lui si convinse che veramente stava indossando dei vestiti. And so he decided to one day that he wanted, after they finished the design, he was going to go out and walk in the streets and show off his new design. E quindi lui decise che quel giorno lui sarebbe uscito per strada e avrebbe mostrato a tutti quanti i suoi vestiti nuovi. And what happened was everyone in the streets kept telling him how great his outfit looked because they were so afraid. It was the innocence of a child who did not know the consequences of his statement that screamed, "The emperor is naked." E quando lui uscì in strada, tutta la gente iniziò a dirgli quanto gli stavano bene questi vestiti, solo perché erano spaventati. Era stata l'innocenza di un bambino che non si preoccupava della conseguenza di quello che lui avrebbe detto. È stata la sua innocenza che gli ha permesso di dire non stai indossando niente. Now why am I telling you the story? Sei nudo. Why am I telling you the story? Perché vi sto raccontando questa storia adesso? Because people like my sister, like Nabil Rajab, like Yara Salam, like my father, like all these different people, they stood up and said the emperor is naked. E perché vi sto raccontando questa storia? Perché persone come mia sorella, persone come mio padre si sono alzate e sono state in grado di dire l'imperatore è nudo. And it wasn't because they were innocent and not aware of the consequences. On the contrary, they knew that they will be going away to prison for a very long time. They knew that they might be tortured. E questo non perché erano innocenti o non sapevano quali sarebbero state le conseguenze delle loro azioni. Al contrario, sapevano bene che incorrevano in sentenze in prigione per tutta una vita. So no matter how many countries, how many different people tried to tell the emperors, or the king rather, in Bahrain that he's wearing clothes, there will continue to be these people who stand up and say no. E non importa quante persone ancora avranno voglia di dire all'imperatore o al re, come nel caso del Bahrain, che i suoi vestiti sono belli, ci saranno sempre persone che saranno in grado di alzarsi e dire il re è nudo. And so despite how pessimistic we can become about the region and where we're headed, e nonostante quanto noi possiamo essere pessimisti riguardo al paese da cui veniamo o riguardo al nostro obiettivo, for me these stances, these acts, these courageous acts are the future. They are what gives us hope. Secondo me queste prese di posizione, questi atti sono il futuro, sono quello che ci danno la speranza. And if these people are the future, finally, if these people are the future, then I sincerely have hope for where we are headed in the Middle East and North Africa region today. E se queste persone sono il futuro, allora sì che io ho speranza per quello che accadrà nel Medio Oriente e nelle regioni del Nord Africa. Thank you. Grazie. Quindi dirò veramente nulla praticamente. Mariam è una persona unica perché rende tutto semplice. Cioè lei arriva qui, racconta quello che le è successo, uno la vede così e dice è incredibile, no? Perché poi non smette mai di sorridere. Questa è una cosa che ti colpisce moltissimo.
Prima di passare le domande, abbiamo la possibilità di fare delle domande, quindi sarò brevissima. Ci sono due cose che mi vengono in mente. È che noi siamo cerchiamo, no? Ci agitiamo di costruire, parliamo molto del cambiamento, noi siamo, diciamo, ambiamo ad essere la comunità del cambiamento. Allora poi quando arrivano persone come Mariam, se ti senti stanco, se pensi che sì, va bene, però è sempre tutto troppo difficile e noi non ce la possiamo fare e noi è sempre colpa di qualcun altro, beh, io penso che tutti abbiamo il dovere di lavorare ancora più sodo e ancora più duro perché noi siamo uomini e donne liberi. Quindi questo credo che sia assolutamente indiscutibile. Ti faccio solo una domanda, poi iniziamo il giro delle domande, poi Vito pure tu se vuoi chiedere qualcosa a Mariam. Dunque, noi siamo anche un po' la generazione della condivisione, no? Crediamo moltissimo nell'uso della rete, ormai diciamo che la rete è sostanza, che alcune rivoluzioni si consumano anche in rete, c'è questa partecipazione, c'è quasi forse una bulimia della partecipazione, però tu quando eri lì, questa cosa l'hai percepita, questa cosa ti ha aiutato, soprattutto nel momento in cui sei poi tornata, in Danimarca e sei uscita di prigione. Voglio dire, ad una persona che è nella tua condizione, quanto questa cosa effettivamente può essere utile in maniera pratica? C'è un risvolto veramente pragmatico? That's a very good question. I think that a lot of times, and I've spoken about this often, people question how important a role internet plays in situations in cases of arrest or torture. Questa è una domanda molto interessante perché molte volte ci chiediamo quanto l'internet possa avere un ruolo in casi come questi, in casi di prigionia, di tortura. And just like we progress in how we use these different tools for our human rights activism, so does the government, who have learned sometimes how to circumvent the influence of the internet and reduce it. E così come noi, come attivisti, usiamo internet, allo stesso modo i governi stanno affinando le loro tecniche nell'usare i sistemi di comunicazione internet per bloccarli ancora di più, per non renderli accessibili. That being said, I actually wrote about this on Twitter today, and I said, injustice doesn't happen because bad people do it. Injustice happens because good people are silent and inactive towards it. E infatti ho parlato proprio di questo su Twitter oggi. Ho detto che l'ingiustizia non avviene perché qualcuno la fa, ma avviene perché le persone restano in silenzio davanti all'ingiustizia. And these days you don't need to buy a ticket and travel to Bahrain to stand with the people of Bahrain or to Egypt or otherwise. You can actually stand in solidarity and fight for these people from your own living rooms. E oggi non c'è bisogno di prendere un biglietto aereo e volare in Bahrain per lottare accanto alle persone, ma si può fare dal proprio salotto attraverso questi mezzi di informazione e fare sentire la propria voce. International pressure does work. La pressione internazionale funziona. If it was up to the Bahraini government, I would still be sitting in a jail cell today. E se fosse per il governo del Bahrain, io oggi sarei ancora chiusa in una cella in carcere. It was because of the pressure that was created by people like my friends here in Lecce and other places around the world that I was released from prison. È stato proprio grazie alla pressione che è stata fatta anche agli amici qui a Lecce che io sono stata liberata dalla prigionia. And it's not just pressure on the Bahraini government, it's pressure on governments that say they respect and uphold democracy in the West, but then turn a blind eye and a deaf ear to human rights violations in their ally countries. E non è soltanto la pressione che è stata fatta sul governo del Bahrain, ma anche la pressione che è stata fatta sui paesi dell'Occidente che dicono di appoggiare la difesa dei diritti umani, ma poi restano in silenzio e chiudono gli occhi davanti a questi avvenimenti. For us today, raising pressure within the EU is more important than actually trying to pressure the Bahraini government directly. Per noi oggi è molto più importante fare pressione sull'Unione Europea che fare pressione sul governo del Bahrain.
There's an alliance against ISIS right now that a lot of countries in the EU is participating in, alongside Bahrain and Saudi Arabia and other countries. C'è un'alleanza adesso che si sta creando attorno all'ISIS che molte nazioni dell'Unione Europea stanno supportando. And while it is good to fight ISIS because they're a threat to everyone. E anche se è giusto combattere ISIS perché sono una minaccia per tutti. But we must not allow this alliance to become a free card for the governments of Bahrain and Saudi Arabia to say, well, you can do whatever you want inside your countries as long as you're helping us against ISIS. Ma questa lotta contro l'ISIS non deve essere una scusa per poter dire ok, tu puoi fare tutto quello che vuoi fino a quando ci aiuti a combattere l'alleanza di ISIS. That being said, one of the things that the pressure of the internet, of course, like I said, it did help get me released, but it's also important in other perspectives. Detto questo, sì, la pressione fatta attraverso internet mi è aiutata, ma ci sono anche altre cose da prendere in considerazione. One of the things that not only inspired me, but made me so sure about my work and the things that I do was the amount of support that I saw after I got out of prison. La cosa che mi ha aiutato è anche nelle cose che faccio è anche il grande appoggio che ho trovato una volta che sono stata liberata dal carcere. Just seeing how many people in different places around the world spoke up and asked that I be released and demanded that I not be held in prison really made a difference to my own morale. E vedere tutte queste persone in tutto il mondo che hanno preso posizione e hanno lottato perché io venessi liberata mi ha aiutato anche dal punto di vista morale. And so I guess the short answer would be the internet is very important. E quindi la risposta breve è sì, l'internet è molto importante. Io non so che dire, innanzitutto sono troppo contento di avere ancora una volta Mariam qui con noi. È impressionante, soprattutto grazie a Gabriella per tenere i contatti e far sì che questo accadesse. In linea di massima c'è una cosa che mi fa davvero pensare, che a volte è facile, anche nel nostro piccolo, essere un attimo giù e essere tristi, oppure essere disperato, non sapere cosa fare. E oggi rivedendola, rivedere il sorriso gigante che ha stampato sul volto, è un qualcosa, e pensare al suo passato, a quello che ha vissuto e dal quale esce in questo momento, è davvero un qualcosa di più, per me non lo so, imbarazzantemente bello, della serie i miei piccoli problemi quotidiani, mi rendo conto che sono realmente un nulla in confronto a quello che lei ha passato. Quindi complimentone, bellissimo. Arrivando alla domanda, cosa succede da ora in poi? Nel senso, hai superato anche questo. Cosa succede nel breve e qual è il piano per il futuro? Thank you. I think that it's going to be a bit difficult making decisions about whether to go back to Bahrain or not. My trial is happening on the 5th of November. Credo che sarà molto difficile decidere se tornare in Bahrain o no, perché è un processo pendente per il 5 di novembre. If I don't go back, I will get sentenced between 1 to 7 years. Se non torno in Bahrain, verrò condannata, avrò una condanna tra l'uno e i 7 anni. If I do go back, I can go to prison and maybe not get out again. Se torno, potrei andare in prigione e non uscire mai più. So it's a bit of a difficult decision to make, just because also being outside and being sentenced for many years means I no longer can see my father who's in prison in Bahrain or my sister. Ma non tornare in Bahrain vuol dire avere una condanna per molti anni, e questo significa non poter rivedere mio padre che è in carcere adesso, non poter rivedere mia sorella. But despite all of that, I feel like I still have a responsibility towards people not only in Bahrain, but around the region and around the world to continue doing the human rights work that I do. Ma allo stesso tempo sento la responsabilità non solo per le persone in Bahrain, ma le persone che lottano per i diritti umani in tutto il mondo, di continuare a fare il lavoro che sto facendo.
The situation in the Middle East, like I already said, is not getting easier, and it's upon us to take that responsibility on our shoulders and make sure that we do everything we can to try to direct it into the right results that we want. E la situazione nel Medio Oriente, come ho già detto, non sta migliorando per niente, e tocca a noi portare sulle spalle il peso di quello che sta accadendo e prendere azione personalmente in modo tale che le cose inizino ad andare nella direzione giusta. And so my decision, whether it's to go back to Bahrain and sit in a prison cell or to stay in Denmark away from my family, will be based on the conclusion that I come to as to which one serves my country more. E quindi la decisione se tornare in Bahrain, andare in carcere o rimanere in Danimarca e non vedere più la mia famiglia, la decisione si ferma dove cosa serve di più il mio paese. In che modo posso servire di più il mio paese? Allora, se ci sono domande dal pubblico, ne possiamo fare pochissime. Se qualcuno vuole chiedere due, se qualcuno vuole chiedere qualcosa a Mariam, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? No? Nessuno? Nessuno. Va benissimo così. Ce n'è una? Ah, chiaro. E poi ci serve il microfono per Paola. Stavo chiedendo in che lingua. Innanzitutto grazie mille. È una vera emozione, insomma, averti qui e sentire la tua storia. E volevo chiederti se quando sei stata in prigione anche l'ultima volta non hai mai perso la speranza. E se ci sono stati dei momenti in cui ti dicevi forse questa volta finisce qui. C'è un'altra. Dove? In fondo? Alzate la mano per favore, così vi vediamo se dovete fare domande. No? Vabbè. Ok. So when I was in prison, for about 3 weeks, and in comparison to so many other people, that's basically nothing. Quando sono stata in prigione, per 3 settimane e paragonato ad altre persone è praticamente niente. The only time I felt very, very down, I mean, honestly, being in prison in Bahrain for me personally was a badge of honor. It meant that I had done something right that they wanted to put me in prison. E paradossalmente per me essere in prigione in Bahrain era quasi un punto d'orgoglio, perché significava che avevo fatto qualcosa per cui loro hanno creduto opportuno mettermi in carcere. The only point when it became really, really difficult to be in prison was the main reason that I had actually decided to go back to Bahrain. E il momento in cui è stato veramente difficile è stato il momento in cui avevo deciso realmente di tornare in Bahrain. My father had started a hunger strike, and I had spoken to a hunger strike expert who told me that my father is at risk of heart failure and or coma at any time. Mio padre aveva iniziato lo sciopero della fame e io ho parlato con un esperto in sciopero della fame e ha detto che mio padre rischiava seriamente un attacco di cuore o un attacco di cuore. And so in fear of losing my father who I hadn't seen for almost 2 years, I booked a ticket and went back to Bahrain. E per la paura di non poter più rivedere mio padre che non vedevo da 2 anni, ho fatto un biglietto e sono tornata in Bahrain. And despite being beaten and imprisoned and knowing that I might face up to 7 years in prison. E nonostante il fatto che sono stata picchiata e avevo rischiavo di passare fino a sette anni in prigione. That didn't bring me down at all. Questo comunque non mi ha buttato giù. It was only when I received a visit from my family. È stato solo quando ho ricevuto una visita dalla mia famiglia. Who gave me a message from my father to stay strong just in case I didn't get to see him.
che mi diceva di rimanere forte anche in caso, nel caso in cui non sarei mai riuscita a rivederlo. That became quite difficult to bear, the idea that I was sitting in a prison cell so close, about maybe a 15-20 minute drive from where he was, and knowing that I could lose him at any minute without seeing him. E l'idea di essere seduta in una cella che era vicinissima dove si trovava mio padre, magari 15-20 minuti di macchina dove era mio padre, e l'idea di forse non avrei più rivisto, questo è stato veramente duro. But I also understand why my father does his hunger strikes. Ma allo stesso tempo io capisco il motivo per cui mio padre fa questo sciopero della fame. For him, the hunger strike is not an attempt to die. Per lui il sciopero della fame non è un tentativo di suicidio. But rather he is willing to die because he wants to live. Ma piuttosto lui è disposto a morire perché vuole vivere. Mariano, noi ti ringraziamo, continueremo a sentirci. E chissà, magari per il prossimo TED Marianne torna e ci racconterai qualcos'altro. I hope so. Ok, quindi sicuramente se noi rifacciamo il TED Marianne sarà con noi, quindi diciamo che il futuro diventa prevedibile. I hope so. Ok, allora io ringrazio tutti. Marianne Al-Khawaja. Thank you so much.